Startiamo subito dalla schermata della mia rosa perché oggi vi mostro le mie tattiche aggiornate post-patch. Perché ho fatto così? Perché in realtà le differenze che ci sono dalle tattiche che vi ho già mostrato in passato e che trovate qui su oppure direttamente sul mio canale YouTube sono veramente poche, però comunque interessanti. Quindi questo sarà una sorta di video recap di tutte quante le mie tattiche. Infatti non vi mostrerò solamente un modulo, ma ve li mostrerò tutti. Probabilmente sono strano io, ma da quando c'è stata la patch non è che ho notato tutte queste grandi differenze nel gameplay. E la conferma me l'hanno data anche altre prove, altri creator con cui mi sono confrontato. Però se voi avete notato qualcosa di diverso, qualcosa di strano, qualche grande novità, scrivetemi nei commenti qui sotto. Quindi andiamo nelle tattiche personalizzate e vediamo che i moduli principali e meta di quest'anno sono sempre gli stessi, ovvero 4-4-2, 4-2-3-1, 4-2-2-2 e 4-3-2-1. Con quale modulo mi trovo meglio io? 4-2-3-1 e 4-2-2-2. Però la maggior parte dei pro, se avete seguito competizioni come la E-Super Cup o l'FC Pro Open, avete visto che utilizzano per la maggior parte 4-3-2-1. Io comunque li ho salvati tutti, come vedete, e li utilizzo più o meno tutti. Ovviamente, come detto prima, 4-2-3-1 e 4-2-2-2 maggiormente. Poi, nel corso della partita, switcho al 4-4-2 o al 4-3-2-1, a seconda di come si mette la partita. Partiamo per ordine 4-4-2. Queste sono le tattiche con serie di difesa equilibrato. Ampiezza l'ho alzata leggermente a 40 e anche la profondità l'ho alzata leggermente a 60. Ormai post patch 71 non si utilizza più. Io ve lo sconsiglio, ve lo dico ora, ma vale per tutte quante le tattiche che andremo a vedere a breve. Perché se perdete palle, avete la difesa troppo alta, subite il 90% delle volte gol o comunque una ripartenza difficile poi da recuperare. Per quanto riguarda l'ampiezza, bene o male rimaniamo sempre allo stesso modo, comunque 35-40. Ho alzato leggermente perché abbiamo visto ormai che la maggior parte delle azioni arrivano dalle fasce e quindi essere troppo stretti non è così poi un vantaggio. Quindi allarghiamo leggermente, così siamo ben coperti al centro, ma anche abbastanza sulle fasce. La costruzione manovra equilibrata, creazione occasione, passaggi diretti, ma nel 4-4-2 potete anche lasciare equilibrato se prediligete magari un possesso palle, un gioco un po' più lento. Io mi trovo meglio con passaggi diretti. Ampiezza 50 perché ho notato che è quella migliore e appunto più equilibrata per un modulo come il 4-4-2. Giocatore in area 6, angoli 2, tanto su angoli non ci serve niente perché c'è questo schema su calcio d'angolo con cui segniamo sempre, anche se dovessimo mettere 1, ma anche con 0, solo che non si può mettere 0. E punizioni 1 perché è tutto inutile. Per quanto riguarda le istruzioni, abbiamo al portiere tutto equilibrato, ovviamente 2 DC di default resta dietro in attacco, ai 2 terzini io metto sempre resta dietro in attacco e sovrapponiti. Ai CC ho fatto una lieve modifica, ovvero che al CC più difensivo ho messo resta dietro in attacco e copertura al centro. A quello più offensivo, che nel mio caso comunque è Gullit, sì, ho abbastanza fortuna, ho messo copertura al centro ed entra in area per il cross. Quindi lo voglio più offensivo, tenerlo là bloccato non mi piace. A chi consiglio questa cosa? A chi ha soprattutto un centrocampista molto forte, come nel mio caso Gullit, come può essere magari un Bellingham Potman, un Bellingham Trailblazer, che tenere bloccato dietro è veramente sprecato. Però se volete essere più coperti è ovvio che vi conviene mettere resta in attacco e siete al sicuro. Tanto è una cosa che sto anche sperimentando ancora, quindi vedete voi. Ora provo così, se poi vedo che subisco troppe imbucate, male male. Ad entrambi gli esterni metto rientro in difesa ed entra in area per il cross senza inserisci dalle spalle. E poi ai due attaccanti metto a quello più tecnico e che fa più la seconda punta solamente rimani in avanti, mentre al mio vero numero 9, alla mia vera prima punta, metto rimani centrale, rimani in avanti e inserisci dalle spalle. Nel 4-2-3-1, bene o male, le tattiche sono le stesse perché abbiamo 6 di difesa equilibrato, ampiezza 40, profondità 60 per gli stessi motivi che vi ho detto prima. Costruzione manovra equilibrato, creazione occasioni, in questo caso sempre passaggi diretti ma equilibrato. Eventualmente si potrebbe anche pensare a inserimenti offensivi, qua testate voi, io ho testato e mi trovo meglio con passaggi diretti. Ampiezza rispetto al 4-4-2 la preferisco leggermente più stretta, quindi un 45 per avere sempre i 3 CAC molto vicini per poter fare scambi veloci. Giocatore in area 6, angoli sempre 2 e punizioni 1. Per le istruzioni, portiere e 2 DC,
di default resta in attacco. Ad entrambi i terzini sempre resta dietro e sovrapponiti, che ho dimenticato tra l'altro. Perfetto. In questo caso ad entrambi CDC resta in attacco e copertura al centro. Però ho aggiunto una cosa al Gullit, ovvero a quello più offensivo. Gli ho aggiunto intercetta linee di passaggio. Quindi comunque lo reputo un po' più aggressivo. Poi essendo Gullit enorme, avendo la gamba lunga, essendo molto alto, intercettare linee di passaggio è perfetto e mette molta ansia all'avversario. Quindi vi consiglio di mettere questa istruzione sì a quello più offensivo dei due. Ad entrambi i COC esterni mettiamo rientro in difesa ed entra in area per il cross. Al COC centrale supporto in difesa base, quindi lo vogliamo equilibrato. In realtà io ero molto tentato da lasciarli rimani in avanti, però facciamo una via di mezzo, quindi equilibrato e solo entra in area per il cross. E alla punta mettiamo rimani in avanti e inserisci dalle spalle e basta. Adesso il 4-2-2-2, che alla fine è molto simile al 4-2-3-1 perché ha due COC laterali, solamente che il COC centrale passa a fare la punta. In una via di mezzo dal 4-2-3-1 e il 4-4-2, tanto è vero che le tattiche sono le stesse, quindi 40 equilibrato, ampiezza 40, profondità 60. Ma ripeto, sull'ampiezza giocatevela voi tra il 35, anche 30 al 50, non siete più di 50 e non scendete più di 30. Profondità 60, anche qua però tra 50 e 60 fate voi, non salirei più di 60 e non scenderei più di 50. Costruzione manovra equilibrato, creazione di occasione di passaggi diretti. Ma in questo caso l'altra opzione che vi do è quella del palla lunga, perché col 4-4-2 ho notato che i COC esterni con la palla lunga comunque fanno molti più inserimenti. Io al momento comunque mi trovo bene con equilibrato. Ampiezza in questo caso preferisco 50, giocatori in area 6, angoli 2, punizioni 1. Per quanto riguarda le istruzioni abbiamo portiere DC resta in attacco, ai due terzini resta dietro e sovrapponiti, ormai avete visto di default in tutti i miei moduli. In questo caso ad entrambi i CDC uguale al 4-2-3-1 e non al 4-4-2, quindi entrambi hanno resta dietro e copertura al centro, ma a quello più offensivo ho aggiunto anche intercetta linee di passaggio. Ai due CAC laterali ho messo rientra in difesa ed entra in area per il cross ad entrambi. E per quanto riguarda le punte, stessa cosa del 4-4-2, ovvero all'ATT più tecnico e che fa più la seconda punta solo rimane in avanti. A quello più offensivo, ovvero il nostro numero 9, la nostra prima punta, inserisce alle spalle e rimane in avanti. Infine il 4-3-2-1, che è anche quello molto più complicato da capire e da impostare a livello di tattiche, ma soprattutto a livello di istruzioni, quindi controllate sempre bene. Serie di difesa equilibrato, ampiezza 40, profondità 60, l'ho messo a tutte quante perché al momento mi sembrano le istruzioni più equilibrate e quelle con cui io mi trovo meglio. Ripeto, ed è importante, sono soggettive le tattiche, quindi voi prendete spunto da queste, ma poi modificate i valori nel range che vi ho detto io in base al vostro stile di gioco. Costruzione manovra equilibrata, creazione occasione di passaggi diretti, ampiezza 45, giocatore in area 6, angoli 2, punizioni 1. Quindi queste le potete copiare a tutte quante. Però occhio alle istruzioni, perché abbiamo al portiere equilibrato in tutto, ai due DC resta in attacco, i terzini li andiamo a vedere dopo. Andiamo prima sui due CC, perché ai CC veri, i CC puri, quelli che veramente fanno di ruolo i centrocampisti, mettiamo resta in attacco e copertura al centro ad entrambi. Poi tra i quattro giocatori offensivi dell'attacco ne scegliamo uno che viene a fare la mezzala, che nel mio caso è Neymar, e che ho messo a destra, ma qua è indifferente, vedete voi se metterlo a destra o a sinistra. A cui mettiamo semplicemente entrare per il cross e copertura sulle fasce, perché in fase difensiva andrà a fare l'esterno destro, se lo mette a sinistra andrà a fare l'esterno sinistro. Sul lato in cui c'è il centrocampista offensivo, e quindi nel mio caso Neymar, ho il terzino con resta dietro in attacco e sovrapponiti ovviamente, e l'esterno che invece ha rimani centrale, inserisci alle spalle e supporto in difesa base. Sul lato sinistro invece nel mio caso, ma nel vostro può essere anche il destro, quindi quello in cui abbiamo il centrocampista vero, abbiamo Jonar Nerise con attacco equilibrato e sovrapponiti, quindi in questo caso il terzino sbloccato, perché tanto abbiamo il centrocampista che copre sulla fascia. E la T di sinistra invece con rimani centrale, inserisci alle spalle e rientra in difesa. Chiudiamo con la punta centrale che ha semplicemente rimani centrale e basta, nemmeno rimani in avanti. Ora le mie tattiche non hanno più segreti per voi, testateli in VL, ragazzi, dove volete e fatemi sapere. Bella!